Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco in regia per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Parla dal microfono. Sì, ascoltate, dopo un po' di tempo sono tornato, naturalmente non dipende da me, dipende da chi è incapace di interagire con Atene. Io con Atene per fortuna ho sempre avuto un buon rapporto, molti altri non ce l'hanno e di conseguenza i problemi che gli altri hanno con Atene li devo risolvere io. Con la? Atena. Con Atena, sì, Atena, scusa. Atena la divinità, la appunto. Tecnica. Che... No, anche la, anche la tecnica ha una sua anima, anche la tecnica è fondamentale. Certo. Ma chi soprattutto non ha a che fare con la divinità della tecnica, che è Atena, ha grossi problemi nel lavoro. Bene, vi ricordo che questa trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Boh, Francesco, vuoi cominciare tu con, ecco, con lo schema generale? Beh, visto che sono mancato, comunque porto delle buone novità. È ancora una bozza abbastanza, diciamo, definitiva, però è ancora una bozza, dobbiamo definire domani sera la riunione dell'istituto alcune cosette. Con molta probabilità, nel mese di marzo faremo un ciclo di conferenze su un tema un po' particolare che è la paura. Le conferenze dovrebbero, in linea di massima, tenersi a Sandrigo, di conseguenza un paesetto abbastanza comodo da raggiungere perché è ben servito da SIA anche con l'autostrada, e il ciclo sarà sulla paura e saranno 4 conferenze. In linea di massima il programma è questo qua. Allora, mercoledì 8 marzo, il libro della paura, la Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Gli amici che l'hanno organizzato mi hanno chiesto di fare io questa conferenza, vedrò di organizzarmi al meglio. Mercoledì 15 marzo, sempre alle ore 15 marzo alle ore 20:30, esperimenti sulla paura, tecniche di autocontrollo e superamento. Questo è stato anche uno speaker di Radio Gamma 5, comunque poi lui darà ulteriori informazioni. Mercoledì 22 marzo, sempre alle ore 20:30, stregoneria oggi, e ci sarà il nostro amico Claudio Simeoni, che parlerà sul tema essere stregoni sotto il dominio cristiano. Questo è il titolo che ti hanno dato, cioè te l'hanno attribuito, di conseguenza si poteva anche fare meglio. Mercoledì 29 marzo alle ore 20:30, le categorie del vampirismo di Silvano Lorenzoni. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. E il tema con cui avrà affrontato il vampirismo è un tema un po' particolare, diverso dal solito, perciò non aspettate una descrizione del vampiro con i canini lunghi e la bocca sporca di sangue, ma aspettate un'altra descrizione. L'abbiamo inserita dentro appunto sia perché Silvano Lorenzoni ha fatto già altre conferenze per Studiventa, Crespano, sull'antica madre, sia perché Silvano Lorenzoni è uno studioso sia di folklore sia di storia delle religioni, e sia perché appunto affronta in maniera un po' originale, che va un attimino a distruggere questo mito horror e neogotico del vampiro, e lo affronta in maniera diversa, dando un'impostazione sia sociale e soprattutto psicologica, cioè nel senso di dire che il vampiro esiste e ha la possibilità di interagire e di distruggere le risorse delle persone, e di conseguenza questo è un sistema anche per capire che certi meccanismi vanno intesi in maniera profonda. Comunque tutto il ciclo è sulla paura, e d'altronde giustamente gli organizzatori hanno deciso di partire, diciamo, della Bibbia, perché la Bibbia è il libro fondamentale che crea la paura ed è il riferimento della paura. Di conseguenza è giusto dare questo ciclo sulla paura. La sede appunto sarà a Sandrigo. Comunque domani sera c'è la riunione dell'istituto e i particolari verranno definiti, logicamente ci sentiremo in trasmissione e daremo maggiori coordinate. Ecco, io voglio ricordare sempre che stiamo lavorando per fare la festa di Beltane o Calini in maggio, dal 30 aprile al 1 maggio, perciò quello sarà un altro impegno non indifferente, e comunque chi è interessato, chi vuole sentire qualcosa, chi vuole parlare, chi ha qualcosa da proporre per questa festa, si faccia vivo e ne possiamo anche parlare. Bene, io per il momento non aggiungo nient'altro, vi lascio la parola a Claudio. Bene, e sapete benissimo che nelle trasmissioni che facciamo dalle ore 15 alle ore 16:30 di solito leggiamo gli oracoli caldaici. L'altra volta vi ho fatto anche un anticipo di Teogonia, vi ho parlato di Eros nella Teogonia, che è un pezzo che vi ho anticipato perché andrà messo in internet all'interno del sito, quello che ho titolato Federazione Pagana. Poi, dopodiché la trasmissione ha preso una piega un po' diversa, proprio perché esistono delle cose sul territorio, delle cose pesanti sul territorio che agiscono sulle persone e troncano nelle persone quella che è la libertà di parola, la libertà di espressione, la libertà religiosa delle persone.
Ora, noi come pagani stiamo ricostruendo il paganesimo, stiamo ricostruendo la filosofia pagana, stiamo ricostruendo il modo con cui guardare il mondo e con cui guardare la vita. Il nostro è un impegno religioso non indifferente. E purtroppo ci sono delle organizzazioni che hanno uno scopo preciso, cioè quello di disarticolare il pensiero religioso delle persone trasformandolo in un problema di polizia. E noi questo non lo possiamo accettare, cioè questo noi dobbiamo indicarlo come un'operazione di disarticolazione di quello che è il dettato costituzionale e di quello che è il dettato giuridico e di quello che è il comportamento che le persone hanno nella vita civile e nella vita di tutti i giorni. Non ci possiamo permettere il lusso di far finta di non vedere le cose. Quando si fa finta di non vedere le cose, succede come succede sempre. In pratica, se manca l'impegno civile delle persone di guardare le cose, di chiamare le cose nella società col loro vero nome, di affrontare le battaglie sociali, le battaglie di libertà, le battaglie dei principi, le battaglie etiche, allora non sono necessari 40 milioni di morti e fermare Hitler davanti a Stalingrado. Sarebbe stato sufficiente fermarlo in birreria con un impegno civile un po' più cosciente di quello che stava per succedere. E noi non vogliamo trovarci con 40 milioni di morti a Stalingrado perché quattro imbecilli si divertono a distruggere quello che è il dibattito sociale, la vita, le opinioni delle persone, qualunque se siano, anche diverse dalle nostre. Se ci sono opinioni diverse, si combattono con delle opinioni diverse. Non è importante il linguaggio, le parole, le definizioni, ma si combattono con opinioni diverse. Se c'è una religione diversa, a una religione si oppongono principi religiosi diversi. E non è importante come si fa, l'unica cosa è che non si distrugga qualcun altro, non si trasformi qualcos'altro in operazione di polizia. Quando anziché opporre opinione ad opinione, concetto a concetto, preposizione a preposizione, si arriva a diffamare, denigrare, costruire dei progetti assurdi, allora è la devastazione sociale. E purtroppo questo avviene anche con una collaborazione indiretta, cioè inconsapevole, non voglio, di alcuni funzionari di polizia. In pratica non è che i funzionari di polizia facciano questo, diciamo che i funzionari di polizia fa comodo avere degli informatori sul territorio, discutere e dialogare con degli informatori. Dopodiché questi informatori vanno dai giornali e sparano le loro cazzate, le loro opinioni, le loro cose, suffragandole, ma ho parlato anche col funzionario di polizia, lui mi ha detto questo. Il giornalista, che normalmente è un imbecille, prende questo come un avallo di ufficialità. Cioè, sì, lui ha parlato anche col funzionario di polizia che gli ha detto quello, la polizia sta indagando. Non si chiede perché, per come, dove, quando, e vengono fuori gli articoli del cazzo, gli allarmi sociali fatti con basta un telo nero a qualche parte che subito c'è sicuramente i satanisti che hanno fatto qualche rito. Ed è inaccettabile questo, veramente è una cosa vomitevole letteralmente. No, beh, io vorrei, posso portare una testimonianza personale. Allora, parlando in maniera concreta, esiste, ad esempio, tutti sanno che esiste la Digos. La Digos è super parlata, ne parlano benissimo i giornali, io per la mia conoscenza non ho una grande valutazione, a parte di alcuni dirigenti che hanno un po' di intelligenza. Cioè, che io, meglio il peggio, come sì, dappertutto, cioè, dai. Però, ad esempio, a Vicenza esiste un ispettore che ha indagato su di noi, che ha indagato sull'istituto, che i colleghi lo chiamano il teologo, ed è un ex seminarista. Io l'ho saputo perché i colleghi mi dicevano, guarda che lo chiamo il teologo, e questo qua è proprio, ha delle manie religiose. Faccio un esempio. Mi è successo di mostrare a loro, io ho collezione di tutto, e avevo la collezione della storia infame della fotografia pornografica, che è un buon testo. Questo non c'entra col paganesimo, però. Allora, i colleghi erano molto interessati. Lui addirittura si rifiutò di prendere in mano la collezione perché violava i suoi principi religiosi. Cioè, e difatti i suoi colleghi lo prendevano in giro proprio per queste manie religiose. Logicamente, quando un ispettore che viene chiamato teologo fa una cosa del genere, fa un'inchiesta che va al di fuori degli ambiti cristiani,
non possiamo pretendere che sia obiettivo, sì, o che segua la norma. Dà una sua interpretazione. Dà un'interpretazione, certo, che non è della legge, ma è un'interpretazione sua personale. E logicamente le cose escono deformate. E crea dei problemi sulle persone che hanno opinioni, che vengono magari diffamate, che tanto sappiamo cosa fanno i giornali. Allora, leggo le mail che ho ricevuto. Sì. Oltretutto, perché faccio questo discorso qua? Perché tornando a casa giovedì scorso, ho trovato un'email in posta elettronica. Allora, ve la leggo testualmente come l'ho trovata. Dopodiché, se c'è qualche errore nelle mail, vi arrangiate con chi me l'ha mandata. Bambini di Satana, direzione. 26 gennaio 2000. I bambini di Satana, per la seconda volta, dichiarati innocenti con la massima forma d'assoluzione, perché il fatto non sussiste. Nulla è mai accaduto, quindi, nessun sacrificio umano, nessuna violenza carnale su una ragazza ed un bimbo di 2 anni, nessuna tomba profanata, nessun cadavere violato, niente sostanze stupefacenti, nulla di nulla. Tutto il castello accusatorio del pubblico ministero Lucia Musti è crollato, continuando a devastarsi. In primo grado l'assoluzione. Era il 1997 ed i principali imputati tra ragazzi satanisti, 2 dei quali detenuti in cella di isolamento da 13 mesi nel carcere bolognese d'Adozza, vengono prosciolti da ogni accusa. Oltre l'interminabile carcerazione preventiva, anche un'infinita campagna di linciaggio stampa giorno per giorno, supportata dalle dichiarazioni dello stesso pubblico ministero Lucia Musti, e attenzione che dopo qui continuiamo il discorso, da esperti del CRIS, gruppo ricerca 7, gestito dalle Curie, professor Michele Del Re, e qui c'ho il suo libro, e professor Giuseppe Ferrari, e dopo continueremo con questi, presidente dello stesso organo ecclesiastico. Nonostante mai avesse avuto una sola prova, Lucia Musti impugna la sentenza di assise e chiede alla Procura della Repubblica l'appello, cioè in pratica va in processo d'appello contro l'assoluzione. Viene fissato il 20 gennaio del 2000 e il processo è composto da 3 udienze. Il secondo grado si conclude il 26 gennaio del 2000, cioè il 26 gennaio appena passato, con la conferma dell'assoluzione perché il fatto non sussiste. Dunque, per ben 2 volte il Tribunale, le infinite indagini delle forze dell'ordine non hanno trovato alcun riscontro all'allarme 7 sataniche lanciato dal GRIS e dalla stessa Curia. E vedremo come la Curia e il GRIS organizzano poi questi allarmi. Hanno anzi dimostrato ennesimamente che i sacrifici umani, gli abusi sessuali sui minori, l'omertà, la violenza non sono che macchinazioni isteriche posti in essere da organi della Curia, atte alla manipolazione politica e ideologica degli individui, create ad hoc per impaurire e tenere lontana la gente dalle culture alternative. Nessun tribunale avrebbe assolto dei satanisti se in mano agli inquirenti vi fosse stata una sola minima prova. Questo deve far riflettere, deve far capire che immensi muri vengono alzati contro l'informazione al cittadino, quando questa appartiene ad un emisfero estraneo alle tecniche di controllo di massa, che enormi discriminazioni di pensiero vengono in continuazione esercitate per detenere una politica di potere e soprattutto che non siamo noi i disinformatori di quel pericolo. Bambini di Satana, Bologna, presidente Marco Dimitri. Io mi ricordo la Marilena Lucia Musti, può stare. No. No, un personaggio un po' più squalido. La Musti bene o male ha una carica pubblica, cioè un pubblico ministero, per quanto giovane, per quanto... Vabbè, basta peso. È la Milena, credo, Bolgan o Divelli, quando venne qua in assemblea degli speaker, che dice che lei parlava con le questure e citava articoli di giornali locali che sicuramente aveva suggerito loro e lei. E dopodiché andremo un pochino avanti. Sì, beh, io voglio ricordare una cosa, che ad esempio la Lucia Musti, esempio, essendo un magistrato, di fronte a un libro che denunciava l'assurdità, ad esempio, delle indagini sui bambini di Satana, fece causa all'editore
e agli autori del libro, che era firmato Luther Blissé, e chiese 500 milioni di danni soltanto per questo qui. Questo libro diceva la verità, perché lei si sentiva diffamata che qualcuno dicesse la verità. E voglio ricordare alcune cose di questo famoso processo fatto ai bambini di Satana, che quando Dimitri fu intervistato dalla RAI e fece un'intervista in cui anche alcuni cattolici con cui parlare non trovarono nulla di particolare, intervenne il Presidente della Repubblica Italiana, Scalfaro, e disse che Dimitri non aveva diritto di parlare. Questo qua chiaramente, cioè, non c'era un'apologia di reato, non c'era istigazione, c'era un'intervista tranquillissima, con spunti neanche fortissimi, cioè tranquillissima. E Scalfaro intervenne a questo. Quando fu processato Dimitri, ci furono delle accuse pesantissime. Allora, si disse che ci fu una ragazza che fu violentata. Bene, questa ragazza, io ne ho ancora la rivista, una rivista squalidissima, in cui fa la pornostar. Io vorrei chiedere alle persone che sanno che sono donne violentate, se dopo la violenza che hanno subito sono andate delle pornostar. Io ne dubito che esistano donne violentate in Italia, che dopo la violenza subita di tipo sessuale siano andate delle pornostar. Cioè, io che sappia, non ne ho memoria, non esiste documentazione. Perciò non penso che abbia subito una violenza così forte. Si fu l'accusa verso i bambini di Satana di un bambino utilizzato in messe nere. Bene, si venne a sapere che il bambino, prima di essere utilizzato contro i bambini di Satana, fu esorcizzato da un sacerdote amico della famiglia. Io non penso che sia molto educativo e formativo per un bambino di pochi anni che venga esorcizzato, perché con tutto quello che comporta questo. Dal punto di vista emotivo, perché logicamente la cosa peggiore per il bambino è che è coinvolgimento dei genitori, e i genitori che premono, e non penso che un bambino abbia le capacità critiche di comprendere quello che avviene, anche perché logicamente sappiamo che gli esorcisti sono dei cialtroni e tengono tutto quanto a terrificare. Perciò penso che sia stato veramente impressionato e danneggiato dal discorso dell'esorcismo. E voglio ricordare una cosa, che l'accusatrice dei bambini di Satana disse che è stata violentata e prima di sporgere denuncia parlò con un presidente del CRIS di Bologna, Ferrari. Queste sono notizie state riportate anche minimamente sul libro Lasciate che i bambini vengano a me di Luther Blissé della Castelvecchia, perciò sono tutti documentati. Basta pensare che a Bologna ci fu addirittura il capogruppo o un consigliere di Rifondazione Comunista che prese posizione pubblicamente contro un'inchiesta sostenendo appunto che siamo una caccia alle streghe. E voglio appunto ricordare che furono utilizzati come consulenti quelli del CRIS, e il CRIS a Bologna ha la sede nel Vescovado. Ma aspetta, adesso siamo solo agli inizi della trasmissione, perché questa email è quella da dove si parte, perché io ho anche un documento della Lucia Musti qua che mi ha dato Ivano e Laura che avevano trovato su internet. Ma passiamo un'altra cosetta, perché bisogna capire con chi abbiamo a che fare, cos'è il CRIS, l'ARIS, il CIS. Lasciamo fuori un attimino il CESNUR, visto che Zoccatelli ci ha telefonato dicendo noi non siamo come gli altri, noi abbiamo delle denunce con loro, abbiamo dei contenziosi. In effetti io mi sono preso la briga di stamparmi da internet un sito, ve lo ricordate Miguel Martinez? Io sì che me lo ricordo, chi ha orecchie per intendere intenda, come diceva st'altro. Bene, mi sono ricopiato, diciamo così, alcune centinaia di cartelle, ma alcuni milioni di byte invece li ho messi su dischetto perché mi sembrava eccessivo, cioè non voglio annoiarvi. Qui c'è una polemica fra questo Martinez e il CRIS, e dice... Nel marzo del 1999, Banu Samper e Miguel Martinez, entrambi critici delle sette, piuttosto attivi in Italia, dopo vedremo anche che attività hanno, hanno aperto una discussione pubblica con l'Organizzazione Cattolica per lo Studio delle Sette, il CRIS, a proposito di una pubblicazione non ufficiale del CRIS, che non solo attacca l'Islam, ma lo metteva nella stessa categoria della società Torre di Guardia e delle altre sette. Non vi annoio con il resto dell'articolo, ma attenzione, questo si è incazzato col CRIS perché i cattolici trattano l'Islam come la setta dei testimoni di Geova. Ora, chiariamoci una cosa, ma CRIS, CIS, ARIS e sto Martinez, ma voi che cazzo volete? Cioè,
Questo io voglio capire. Ma voi le idee e il pensiero, che cos'è per voi? Merda, roba da galera, roba da alzare i roghi. Ma infatti. Cioè, ma siamo veramente allucinanti. Cioè, voi trattate i testimoni di Geova, che io li attacco, ma li attacco per il loro pensiero, per le loro ipotesi, per le loro tesi. Sono i miei nemici, come non sono i cattolici, come sono gli altri. Solo che non hanno il potere della società, per cui per il momento mi interessano di meno. Ma li attacco per il loro pensiero, certo. E ci discuto, e faremo confronti, e avremo anche probabilmente discorsi violenti, ma non li considero delle persone da galera. Ma guarda, io posso portare un'esperienza. Io mi ricordo durante un'azione di volantinaggio a Vicenza, che stiamo facendo un volantinaggio per la conferenza che abbiamo fatto a Vicenza contro l'orrore cristiano, contro appunto l'orrore cristiano, incontriamo il testimone di Geova e gentilmente ci scambiamo il materiale. Cioè, nel senso che se lo facevi con i preti, sarebbero stati capaci anche di fiorti il volantino e farti chissà che. Di conseguenza, dal punto di vista personale, ci sono delle persone che sono anche corrette. Cioè, nel senso, noi ci siamo incontrati, ci siamo scambiati in modo di il nostro materiale, lo è stato il loro materiale, e cioè, finita lì. Non si viene neanche bisogno di fare polemiche. Io non chiedo a nessuno di prendere le regole pagane e di fare le sue. Chiedo però alle persone di rispettare quelli che sono i dettati civili, le leggi e le imposizioni. Facciamo un esempio semplice. C'è una polemica in questo momento, Haider, no? In Austria, e la comunità europea che si sta scannando. Ma voi vi siete chiesti che cazzo vuole la comunità europea? Vuole semplicemente che Haider non leda i principi sociali che sono alla base della fondazione della comunità europea. Perché se il diritto religioso viene leso il diritto religioso in Austria, è nazismo. Per cui la comunità europea non può permettere ad Haider di fare un assolutismo cattolico, non può permettere ad Haider di fare certe cose che sono proprie di regimi totalitari. Ci sono altri giochi sotto, può darsi? Vabbè, io per fare un inciso, mi ricordo la campagna che ci fu di stermini, massacri in Kosovo, che giustificò un intervento, un bombardamento, la distruzione di un paese. Cioè, io adesso trovo strano che sia questo mostro che sta crescendo in Europa, che non lo vedo questo mostro, insomma. Io mi ricordo che la campagna di stampa, ad esempio, per Kosovo fu pesantissima, certo. Si parlava di massacri e poi questi massacri non furono trovati. Sì, infatti, mi chiedo cosa c'è dietro il mostro. Comunque, che si crea. Quello che voglio dire. Ma quando io si creano dei mostri, soprattutto in questi periodi, non vedere che mostri sono. Comunque, se per te è un inciso. No, d'accordo con te, Francesco, ma il problema vero è che esistono dei principi su cui ogni paese deve adeguarsi. Per esempio, c'è il riconoscimento da parte dello Stato di altre confessioni religiose. Se fosse per me il mio pensiero, toglierei via il riconoscimento religioso a tutti, che tutti si arrangino, esatto. Se fosse per me. Purtroppo non è così, io ne prendo atto, per carità, però trovo corretto che lo Stato faccia convenzioni con tutte le forze religiose possibili e immaginabili. Cioè, se questa è la linea, che questa sia per tutti, che questa vale per i cattolici, per i testimoni di Geova, per l'Islam, per i buddisti. Per esempio, non è che io apprezzi molto che i soldi, esempio, dell'8 per 1000 possano andare all'Islam, perché so cosa rappresenta. Ovvio. Ma logicamente so cosa rappresenta la Chiesa Cattolica, cioè, esatto. Nel senso che non metto in una condizione di inferiorità l'Islam, cioè, nel senso che è come, ad esempio, anche i buddisti, non è che al di là della non è al di là della filosofia loro, ma cioè il buddismo in se stesso, come è rappresentato in Occidente, mi è antipatico, perciò non direi mai firmate per esempio per l'Unione Buddista, certo. Italiana, cioè, nel senso, perché il buddismo che rappresenta, quello del Dalai Lama, a me non è molto. Sono schiavisti, tanto per essere chiaro. Di conseguenza, però, se i cattolici hanno il diritto di saccheggiare l'economia pubblica, questo diritto lo hanno anche gli altri. Che si estenda a tutti. Esatto. Che si estenda a tutti. Pertanto, quello che a noi interessa sottolineare è la mentalità che hanno queste persone. E poi voglio incidere che, ad esempio, cioè, c'è stata una polemica che è stata in questi giorni, che io vabbè non ho raccolto, non ho seguito, quello che ad esempio la Chiesa Cattolica ha cominciato a dire che non ci devono essere sposalizi tra cristiani e islamici. Questo qua volevo mettere l'appunto. Non ho fatto tempo a fare la segna stampa, però un paio di articoli ce l'ho. Tipo un paio di articoletti ce l'ho, ma li teniamo. No, è importante mettere in luce la mentalità che regola queste persone. Perché è importante mettere in luce la mentalità che regola queste persone? Perché altrimenti non capiamo niente. Cioè, se non riusciamo a mettere in luce la mentalità che regola le persone, non capiamo. Cioè, non capiamo perché una tale Milena,
trasforma sua figlia in bestiame, perché a quel punto non esiste altro. Dopodiché si incazza perché qualcun altro gli porta via il bestiame, cioè i testimoni di Geova rischiano di portargli via la figlia. Allora, a sto punto, qual è il principio che questa gente qua tenta di far passare? È il principio del pazzo di Nazareth, quello che dice: Dio mi ha dato il bestiame e nessuno me lo può togliere. Ed è una cosa che è aberrante. Ese Giovanni, se ti interessa Francesco, te lo cito, lo so a memoria perché l'ho appena analizzato per uno scritto. È un principio aberrante, ed è tanto aberrante questo principio che è adesso della Mileri Bogae o Lodivelli, come cavolo volete chiamarle, ed è tanto grave questo principio che neanche troviamo, per esempio, ma quel rapimento non va dimenticato. Cioè Pio IX fa rapire da una famiglia di ebrei un bambino, no? Perché la serva di nascosto lo ha battezzato e allora è bestiame suo. E questo qua è la storia da Salon numero 12, dicembre 1999. Sì, beh, questo è un recente passato, ma se noi vogliamo aggiungere la polemica che c'è adesso per quanto riguarda la manifestazione dei gay a Roma, cioè, i gay hanno detto di manifestare, come Roma appartiene anche a loro, no, perché i cattolici dicono che bisogna rispettare Roma in quanto Roma è sede del Papa, vescovo di Roma. Fra poco, perché a Vicenza c'è il vescovo Nonis, non si potrà neanche più parlare. Quando ci restituiranno tutte le pietre sacre, non ci sarà una sola chiesa che resterà in piedi, se vogliamo rispettare la sacralità pagana. Sì, no, ma però vedi, cioè, quello è già significativo che loro dicono che non hanno diritto di parlare, di manifestare, in quanto ci dovete rispetto. Cioè, esatto. Cioè, che poi loro non chiedono... Sottomissione. Non chiedono, cioè, i gay non chiedono al Papa di diventare omosessuale o di essere omosessuale. No. Chiedono soltanto di essere se stessi e di poter manifestare i loro diritti, che è la cosa giustissima. Cioè, loro chiedono la loro libertà, il loro spazio, che riguarda la loro persona e non l'imposizione sulla società, il Papa questo non lo può concedere. Esatto. Poi succedono altre cose, tipo... vabbè, al limite le aggiungiamo dopo. Sì, le aggiungiamo... Allora, intanto vediamo un attimino questa mentalità, no? Questa polemica di Banu Samper e Miguel Martinez con il CRIS succede una cosa abbastanza particolare. Questi due personaggi però non sono del CRIS, guarda caso sono dell'ARIS, eh? E quando praticamente il CRIS, siccome come tutti i cattolici quando c'è una discussione scappano via come topi di fogna, perché questo, cioè, se non ti metti in ginocchio loro non sono in grado di discutere, cioè alla pari non sono in grado di discutere, e quando discutono la pari è bene mettersi una mano dietro il culo perché hanno già preparato come mettertelo, tanto per essere chiari, perché penso che il linguaggio sia abbastanza chiarificatore. Ricordo che l'abolizione del turpiloquio è stata una grande conquista da parte di questo paese. Questo paese ha bisogno di un linguaggio che renda uguali il sentimento con l'esposizione delle parole, e purtroppo l'uso del reato di turpiloquio ha sempre bloccato questa esposizione emozionale delle cose, ed è ora che si cominci anche a venire fuori. Allora, allora un messaggio di Barnes è rimasto senza risposta, no? Il CRIS però fa pressione sull'ARIS. L'ARIS, che naturalmente è d'accordo nel perseguire chiaramente i musulmani, perseguire tutti gli altri, fa un comunicato all'ARIS Veneto, associazione laica e aconfessionale, sono cattolici militari cattolici, perché sono di disarticolazione sul territorio, accetta con rammarico le dimissioni del vicepresidente signora Banu Samper e la cessazione del rapporto di collaborazione col dottor Miguel Martinez. L'ARIS Veneto infine si dissocia dalle iniziative ultimamente intraprese dai sindacati. Cioè i sindacati fanno casino perché non accettano che l'Islam venga messo con le sette, e l'ARIS chiaramente si dissocia perché l'ARIS, siccome il Dio padrone degli uomini, si dissociano che gli uomini vanno da altri padroni. Che merda. Questa affirma dell'Arianna Odivelli, figlia della Milena, presidente dell'ARIS Veneto. Allora, questa è la mentalità che abbiamo. Però noi abbiamo due personaggi che abbiamo citato, no? Miguel Darré e... Il signor Ferrari, Michele Del Re, sì. Michele Del Re è uno che ha scritto un libro, Nuovi Idoli e Nuovi Dei.
un libro che veniva usato anche dall'Aris. E in questo libro, egregi signori, si avvalla il diritto del sequestro di persona a scopo di estrarre le persone dalle sette. Siccome le sette fanno lavaggi di cervello, loro si ritengono in diritto di sequestrarli per impedirgli di fare il lavaggio del cervello. Ora, il lavaggio del cervello non esiste, è una pura invenzione psicologica. Cos'è che esiste invece? Esiste il condizionamento educazionale del bambino. Se voi condizionate i bambini a essere in ginocchio fin dall'inizio, fin dalla prima infanzia, li condizionate a pregare, a tal punto che non sanno più far altro che pregare, se si trovano male nella religione in cui li avete costretti a pregare, passeranno a un'altra religione dove pregheranno. Cioè da un padrone andranno da un altro padrone. Punto e basta. Però l'unica organizzazione che in Italia pratica il lavaggio del cervello veramente funzionale sono i cattolici. L'unica organizzazione che ha in mano i bambini. Questa è la realtà in questo paese. Ora, dire che gli altri praticano il lavaggio del cervello è una cazzata. Gli altri prendono delle persone che magari possono essere psicolabili, hanno problemi, oppure hanno dei bisogni, come possiamo dirlo ancora? Offrono della merce praticamente che gli altri sono predisposti a prendere. Sì, no, ma vedi, c'è un discorso, perché qualcuno può benissimo offrire aiuto, ma loro non interessa offrire l'aiuto, interessa sfruttare la debolezza o la necessità o la situazione di disagio degli altri per renderli schiavi. Perché un discorso posso comprendere che sia corretto aiutare, essere solidale se la cosa è possibile, è fattibile e se non le ha energie, ma questo deve essere fatto in maniera disinteressata e non legata alla conversione, al battesimo, alla fede, perché di conseguenza lo spirito che li anima non è quello dell'aiuto, ma il discorso è dire tu sei in un momento di debolezza e io ti posso fregare. E adesso vediamo invece... Ricordiamo che ad esempio, e lo abbiamo citato, un testo che è diffuso in India su come si diffonde il cattolicesimo, dice chiaramente dall'insegnamento ai preti, dice fa, quando troverete una famiglia che ha necessità di curare il proprio figlio, convincete che la salvezza del figlio e il beneficio per il figlio e la sua salute passa tramite il battesimo. Non mi risulta che esista una documentazione scientifica che il battesimo possa curare le malattie. Anzi. E adesso passiamo a un altro piccolo aspetto. Passiamo a un aspetto invece importante, quello che divide noi, per quello che noi facciamo e quali sono i nostri intenti, da quello che sono gli intenti di ciò che fa l'Aris, anche sto Miguel Martinez, il Gris, e tengo fuori il Cesnur, perché in effetti da tutte queste pagine io ho miliardi di cose da dire per il Cesnur, ma non ho trovato interventi territoriali, cioè non ho trovato interventi di castrazione diretta, anche se ci abbiamo miliardi di robe da dire col Cesno, per cui parliamo soltanto dell'Aris, il Gris e similari. Io voglio ricordare per una cosa che il presidente del Cesno, Massimo Introvigne, è di Alleanza Cattolica. Sì, ho anche questo. Che pubblica Cristianità, sì. Ed è responsabile di Alleanza Cattolica per quanto riguarda le sette. Voglio ricordare che Alleanza Cattolica, rappresentata in Italia dalla sede di Piacenza, appartiene all'associazione Terra Proprietà Famiglia e che il padre spirituale era un certo vescovo Olivera del Brasile. Sì, cioè, di conseguenza, se vuoi parliamo anche degli schiavi di Olivera. Sì, no, vabbè, senso che la loro posizione non è, e che se non sono cambiate le cose, uno dei presidenti del Cesno è il vescovo di Foggia. Cioè, che uno è il vescovo di Foggia, di conseguenza non è che sia ancora storia neutrale. Segreta di un apologeta dei culti, Plinio Correra de Oliveira. Plinio Correra de... che fu diciamo sospeso a Divinis quando volle partecipare alla consacrazione di vescovi fatta dalle Lefebvre in Svizzera e con tanto per essere chiari, abbiamo... è morto un paio d'anni fa, sì. E comunque se voi volete andatevi a leggere, io me lo sono letto, mi sono perso il tempo di leggere, in passato di andare a leggere un suo libro, vedete che è un libro molto simpatico. Sì, comunque abbiamo materiali per tutti, non c'è problemi, non abbiamo problemi di questo, però quello che mi interessa mettere in luce è come ci comportiamo noi in contrapposizione a loro, perché a noi gente come l'Aris e il Chris ci danno fastidio, cioè ci danno vomito più che fastidio veramente, ed è importantissimo che andiamo a leggerci, anche noi siamo diventati deprogrammatori. Cioè, questo qua è sempre Miguel Martinez da sto sito, novembre 1999, tutto bello stampato. Abbiamo appena avuto l'onore di prendere parte al rapimento di una giovane donna che chiamerò Fadia,
chiamatela come preferite, liberazione, deprogrammazione, sequestro di persone. Allora, io non vi leggo tutto l'articolo perché è abbastanza. Ve ne ho fatto degli estratti che permettono di comprendere insieme. Per 11 anni sta ragazza, a proposito era in Croazia, per 11 anni Fadia è stata qualcosa di peggio di una schiava. Kadim era solito, suo marito, tornare ubriaco la sera e malmenarla. L'aveva costretta ad avere 6 figli per ottenere gli aiuti statali per famiglie numerose. Kadim stava inoltre per avviarla alla prostituzione. Oltre al ricatto dei figli, l'obbedienza veniva assicurata dal fatto che la famiglia abitava in una palude isolata, oltre l'estrema periferia di Zagabria, dalla presenza di 6 fratelli maschi di Kadim e infine dalla distruzione dei documenti di Fadia. Kadim, fra l'altro, di recente ha accoltellato una donna e violentato un'altra. Allora, da questo quadro appare evidente che c'è una situazione di disagio, cioè situazioni di merda che le donne hanno vissuto per centinaia e centinaia di anni. Cioè quelle situazioni di merda sociale che hanno sempre devastato il nostro sistema sociale, hanno sempre bloccato lo sviluppo sociale. Perché questa è la situazione che sta vivendo sta donna. Di religioso c'è ben poco. Cioè, chiariamocelo. Cioè, l'unica cosa che c'è di religiosa è che sto Kadim ritiene le persone proprietà privata, e questo è essere creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, ed è cristianesimo, è islam, è qualunque cosa, ma sempre religioni rivelate, sempre monoteiste. Se noi ci guardiamo in giro, abbiamo tanti bravi padri di famiglia cristiani che il loro comportamento non è molto diverso. Anzi, non avevo bisogno di andare a Belgrado di Zagabria per trovare case del genere. Allora, per inciso, abbiamo detto che l'approccio del CESNUR si basa sulle idee. Quella di Kadim è certamente una famiglia. Io credo che però qua ci sia un po' di sputtanamento, però comunque è un altro estratto per accennare la posizione del CESNUR, no? Nel senso astratto, un uomo e una donna sposati che secondo i costumi rom, che secondo la legge croata, una casa, dei figli, chi pensa secondo il modello apologetico di conseguenza potrebbe facilmente dire che interferire con la famiglia di Kadim significa attaccare tutte le famiglie, forse nel nome di un'altra idea astratta, per esempio il laicismo. Noi che pensiamo alla famiglia di persone, non quella dei ruoli, non quella degli schiavi, ci va bene distruggere qualunque cosa. Cioè, se una donna decide che questa famiglia è una merda, quella famiglia è una merda. Se un figlio dice che quella famiglia è una merda, è una merda. Se un padre dice che non stacco più, è giusto che le persone vivano in un buon ambiente. Sempre. Sì, ma sempre. Ma infatti nella posizione ufficiale c'è stata ultimamente che il Papa ne fu provato la sacra rota che concede troppe divorzi. sì, che ride. Sì, ma no a questi, no? No, per dare un esempio, cioè nel senso che sai, quello del legame assoluto a cui uno non può sottrarsi, per loro è un principio fondamentale. Cioè, attorno quando, come tu venissi marchiato come bestiame, di conseguenza appartieni alla mandria, al gregge. Logicamente è giusto che poi alla fine il pastore ti uccida il gregge. Al contrario del CESNUR, dice sempre questo articolo, noi guardiamo ad esseri umani in carne ed ossa, anche noi, e per questo vogliamo sottrarli dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Alcuni di questi esseri umani non sono più o meno felici nel contesto di una famiglia, altri sono vittime di situazioni realmente spaventose. Dobbiamo guardare che tutta la lotta delle femministe, tutto il telefono rosa, tutto quello che è stato cambiare i costumi sociali è dovuto a questo, cioè... Che un certo gruppo sia o meno una religione o una famiglia o qualunque altra cosa, dal punto di vista tecnico non ci interessa minimamente. Ciò che conta è sapere se un dato sistema si fonda sulla schiavitù e la violenza oppure no. E questo è tutto il cristianesimo. Tutto il cristianesimo si fonda sulla schiavitù. Poi dire qualcosa di diverso da questo. Assolutamente. Per cui prendiamo atto di queste dichiarazioni, no? Dopo se la vedono un attimino fra di loro. A questo punto, loro fanno la loro bella azione di sequestro, a questo punto giungiamo alle questioni delle leggi. Introvine, egli stesso un avvocato, ha affermato ripetutamente che le questioni riguardanti i culti dovrebbero essere decise in tribunale. Ma questo siamo perfettamente d'accordo anche noi. Cioè, se c'è una violazione di diritti civili, e le violazioni di diritti civili vanno risolte in tribunale, punto e basta. In base alle leggi di quella società. È in base alle leggi di quella società. È arrivato addirittura a sostenere che spetta ai tribunali decidere se esiste o meno il controllo mentale. Ma cavoli, se devono essere i tribunali. Vogliamo salvare l'esorcista. Sì, appunto, devono essere i tribunali, per cui non ci piove niente. Ora Fadia potrebbe facilmente avere giustizia. Basterebbe che pagasse un avvocato o ottenesse il divorzio. Un giudice alla fine avrebbe deciso la sorte dei suoi figli. Se non lo ha fatto, la colpa
è sua. Cioè loro hanno fatto il bel sequestro, hanno tirato fuori la, la donna dalla situazione, però la situazione di merda è rimasta. Esatto. Cioè, praticamente loro hanno fatto la bella operazione che soddisfava i loro pruriti, ma la situazione di merda è rimasta. D'altronde che differenza c'è dire durante il giubileo datemi 200.000 lire che vado a comprare i bambini che devono che vanno in guerra. Esatto. Ma non mi frega niente che ce ne siano altri, tanto mi date i vostri soldi e vado a comprarmi i bambini. Cioè, no. Non vado a rimuovere la situazione di guerra o cercare di creare una cultura in cui le situazioni siano diverse. No, questo rimane perché deve produrre di nuovo povertà, però dovete dare 200.000 lire che vado a comprarmi i bambini. Questa è quella mentalità. Noi come pagani vogliamo che queste cose non avvengano, cioè noi vogliamo che le condizioni di vita siano migliori per tutti, che tutte le persone abbiano la cultura di andare in un tribunale, che tutte le persone abbiano la cultura di avere i loro diritti, che tutte le persone sappiano quello che sono le divinità del mondo in cui vivono. Questo noi vogliamo. Cioè non vogliamo risolvere la situazione di Tizio o di Caio, noi vogliamo che la situazione sia risolta per tutti, migliorando quelle che sono le condizioni di vita della società. Per questo diciamo che l'Aris e il Gris sono qualcosa di becero, ma di becero, ma di volgarmente becero. Perché il loro scopo è quello di mantenere le situazioni in miseria. Perché se questa mentalità, se questa situazione si è costruita in Croazia, significa che c'è un costume culturale per cui questo può avvenire. Se c'è il macellaio Sodoma e Gomorra, che c'è un costume culturale che viene imposto ai bambini questo povero assassino, questo deve cambiare. Io non andrò mai da un cattolico a dire a sequestrare un cattolico per dirgli tu devi cambiare religione. Sì, sì, ma infatti, se a loro piace così. Sì, no, ma il problema è che creano una situazione di pulizia, di allarme sociale e di devastazione di tutto ciò che germina all'interno dei sistemi sociali. Il problema dei cattolici è questo qua, che se loro si facessero i cavoli loro, va bene, felici, contenti loro, a loro piace così e di conseguenza non ci possiamo fare niente. Il problema è che loro distruggono la loro esistenza e poi, visto che sono nella distruzione della loro esistenza, hanno bisogno di distruggere l'esistenza degli altri, cioè di ripetere la distruzione e di perpetrarla e di farsene promotori. E la loro salvezza per il regno dei cieli è la capacità di impedire agli altri di realizzare se stessi o di tentare di realizzare se stessi. Loro hanno bisogno di essersi a tutori, a guardiani, a inquisitori, a giudici, a giustizieri della vita degli altri. Cioè io, che uno che entra nell'Opus Dei, pur sapendo cos'è l'Opus Dei, se a lui piace così, cavolacci suoi. Cioè nel senso che non andrai mai a prendere una persona che entra nell'Opus Dei per dire no, ti salvo, perché il concetto di salvezza è loro. Cioè, soprattutto loro hanno il concetto di andare a salvare anche chi non vuole essere salvato. E questo diventa pericoloso, per questo i cristiani, al di là delle persone, sono pericolosi in quanto cristiani e sono nocivi in quanto cristiani. Allora, tu devi sapere che questo Martinez, io ho sentito parlare di lui perché Antonello, che ha contattato mia figlia attraverso il folle, no? Cioè mia figlia con un gioco, un suo amico ha detto, senti, mettimi la firma che vuoi al mio, fa una fanzaina, no? Al mio articolo, e mia figlia l'ha messo in arabo. E questo Martinez, siccome conosce l'arabo, probabilmente ha anche conoscenza Islam, lo ha tradotto, cioè lo ha interpretato in un certo modo. Dopo lo scannamento che c'è stato, Martinez mi ha scritto una lettera di questo tipo. Tempo fa, grazie al nostro comune amico, Maurizio Antonello, aveva scritto un brano per il folle, poi Maurizio e io ci siamo persi di vista. Mi piacerebbe riprendere i contatti entro i miei strettissimi limiti di tempo e anche vedere il numero della rivista in cui è uscito il mio brano. Come probabilmente sapete, io sono fortemente critico verso le multinazionali settarie, cristiani e non, ma sono altrettanto impegnato a difendere chi invece sostiene delle idee, anche estreme, con coerenza, onestà e senza inganni. È veramente un giudizio da un Martinez o da un Tonello, a me mi suona come offesa, tanto per essere un po' chiari, no? Però questo discorso serve per introdurre il fatto che Antonello mi ha telefonato a casa, e questa è la cosa più grave che ci sia. Mi ha telefonato a casa dicendo che ci sono stati dei malintesi, che io ho capito male la sua attività. Allora, ha iniziato a telefonare, a parte il fatto che ha perso le staffe molto facilmente, a chi ho dovuto anche buttargli giù il telefono, perché, per cui non si capisce bene, dopo rileggeremo l'articolo psicologo denuncia minacciato dai seguaci del guru, di Vasmaggi, no? Lui dice, non so come sia andata effettivamente, ma a me Antonello puzza di marcio lontano un chilometro, per cui presumo che gli abbia fatto una trappola, perché a casa sua ha invitato anche me, ho detto a casa mia non metti piedi,
e mi ha invitato a casa sua, per cui avrebbe potuto fare benissimo lo stesso treppo che ha fatto a Vasmaggi, tanto per essere chiaro. Allora dice Antonello che ha denunciato i testimoni di Geova perché i testimoni di Geova, pensa, hanno delle regole per cui se tu vuoi andare fuori dai testimoni di Geova questi ti tolgono il saluto. Scusa, cioè, saluto e cose del genere, ma chiediamoci una cosetta, le regole sociali interne di testimoni di Geova sono le regole sociali interne di testimoni di Geova. Io posso buttare una cosa là, gli ascoltatori di questa radio penso che su altre trasmissioni o altri dibattiti abbiano una dimostrazione di come sono i livelli di amicizia fra vari gruppi di persone che a un certo punto si spezzano. Penso che non ci sia bisogno che io li riporti le testimonianze, cioè gli ascoltatori ne hanno memoria, cioè il come si definiscono gente che fino a 10 giorni fa, 20 giorni fa erano amici e adesso le definizioni che corrono, insomma, sono che non serve muovere i testimoni di Geova per dire che quando uno si da un certo gruppo gli tolgono il saluto. Sì, cioè, allora, come esempio. Sì. Allora, questo personaggio che va a Roma per denunciare questi, perché questi non si adeguano alle regole cattoliche. Beh, a me dà un po' il voltastomaco, ma non tanto perché lui va a denunciare, perché chiaramente quella denuncia poi, cioè, il magistrato piglia e gli asca, sì. Anche perché lo Stato giustamente sta proponendo un accordo con i testimoni di Geova, sarà più o meno contrastato a livello politico, non è importante alla fin fine questo, però la tendenza anche europea, che proprio la Commissione europea che va a controllare queste robe qua, impone questo tipo di cose. Dopodiché, se ci sono dei reati, i reati saranno punibili a norma di legge. Questo non ci piove sopra. Però le regole interne dei testimoni di Geova sono regole interne dei testimoni di Geova. Un personaggio che mi va a denunciare i testimoni di Geova perché hanno delle loro regole per i cavoli loro, a me dà il volto a stomaco come azione. Non perché sia un delitto fare una denuncia, ma come azione mi dà. Posso portare un piccolo ricordo? Un contestatore di questa trasmissione, al convegno di Spresiano della presentazione del libro di Bisetto, nel libro dell'Abrito delle Sette, un contestatore di quella trasmissione, ha detto che non è giusto dare l'8 per mille agli altri, perché è giusto dare l'8 per mille soltanto alla Chiesa Cattolica in quanto lo destina a opere di carità. Ecco, io adesso solleverei alcuni problemi sul discorso della carità, però è questo che loro dà fastidio, cioè nel senso che alla fine è una, al di là della ripartizione delle gregge, ma è anche un problema economico non indifferente. Sì, dopo parleremo dei lights fa strage di preti cattolici americani che ormai penso che anche qui in radio abbia un po' fatto ridere. Perciò questo qua è un dato significativo, cioè nel senso che il loro comportamento è quello di ammantarsi come benefattori e dire gli altri non sono benefattori, solo noi siamo autorizzati l'8 per mille. Perciò più firme ci sono e meno soldi incassano. A essere spicci, poi noi sappiamo che le cose sono ben diverse, cioè che sono altri principi, altri valori più pericolosi, più nocivi, sì, che qualche miliardo. Allora. Anche e poi soprattutto l'uso fatto di quei soldi non è, come qualcuno pensa, la Chiesa Cattolica tradisce Cristo, ma la Chiesa Cattolica agisce in nome e atto il messaggio di Cristo. Devo scrivere un altro milione di byte di caratteri, sì, no, per dimostrarlo. Siccome qualcuno dice, perché Cristo è buono, Cristo è un salvatore, Cristo è un rivoluzionario, Cristo porta dei grandi messaggi e la Chiesa Cattolica tradisce, io voglio ribadire che la Chiesa Cattolica non tradisce il messaggio di Cristo, lo attua e anzi non è all'altezza della volontà criminale di Cristo, per essere chiari. Esatto. Dopodiché questo personaggio va a fare il perito di parte civile. Ma andiamo un pochino avanti. Affermava sempre Antonello in questa telefonata che ci sono degli imbroglioni. Quando gli ho detto che tutti i cattolici, cioè tutti quelli che vedono la Madonna eccetera, sono imbroglioni, no, non tutti. Padre Pio non è un imbroglione. Cioè, scusate un attimo, Padre Pio è moralmente responsabile di strage. Apparteneva a un'organizzazione che ha fatto sparare sulla gente che protestava. Ha fatto manovre per impossessarsi di terreni. Esiste un libro? Ricordo che nei supermercati, che si chiama di Mario Guarino, Beato impostore contro storia di Padre Pio, cioè nel senso che non siamo noi che diciamo di imbroglione, cioè nel senso che chi non è pagano, non è laico, arriva tranquillamente a fare un libro che si chiama Beato impostore contro storia di Padre Pio
E in copertina c'è la foto di Padre Pio, che per evitare qualsiasi equivoco, e poi nessuno va a criticare il libro. Mi sembra strano, perché se ci fosse stato qualcosa di falso, sarebbe stato un disastro, figurati. Però, siccome il libro dice delle cose vere, cosa fanno i cattolici di fronte alle cose vere? Le tacciono. Silenziano. E il problema qual è per Maurizio Antonelli? Il problema è che non è imbroglione chi porta soldi alla Chiesa, chi porta potere, chi costringe i bambini in ginocchio davanti alla Chiesa Cattolica. È imbroglioni quelli che invece hanno delle regole diverse, vogliono fare qualcosa per i fatti loro, che io non vado a discriminare, potrebbero anche dei grandissimi testi di cazzo o dei figli di puttana, non vado a discriminare su questo. Però che sono diversi, cioè il diverso è un imbroglione, va indicato, va criminalizzato, se è il satanista, se è quello, e questo non è accettabile, questo è una porcheria, non so, Francesco. Sì, no, ma basta pensare, ma io voglio ricordare una cosa, visto che gli ascoltatori di Vicenza ci sono, basta ricordare ad esempio lo scandalo che è successo con i carismatici a Vicenza, col discorso dei soldi a Vicenza, e che il prete era riconosciuto dal Vaticano, e che lo scorso anno, se ben ricordo, il Papa, la Chiesa Cattolica, fece un bel raduno in piazza San Pietro riservato soltanto ai carismatici. Cioè dopo, logicamente, basta pensare che questo capo dei carismatici fuggì all'estero, accusato pesantemente dal Tribunale di Vicenza, rientrò in Italia trattando sul discorso dei soldi, delle denunce per non finire in galera. E il giornale di Vicenza disse: adesso può essere arrestato in quanto non ha più la protezione di un cardinale. Cioè, l'ha scritto il giornale di Vicenza, che penso che non possa essere attribuito essere una pubblicazione anticlericale al giornale di Vicenza. C'è un altro problema. Cioè, non godi più della protezione di un cardinale. C'è un altro problema. Sant'Antonello si rammarica. Sai di cosa si rammarica? Gli è stato citato nel libro di Bisetto. Ma non è che per caso abbia fatto anche la prefazione? No, citato all'interno? No, è citato... Allora, voglio ringraziare tutti i soci del CIS di Treviso, in modo particolare per i 12 anni dell'associazione e per la collaborazione a questa opera. E c'è la terza voce delle persone che vengono ringraziate, voglio ringraziare, sì, un certo Antonello Maurizio. Non so se è lo stesso di cui ne stiamo parlando. Sì, è lo stesso, va tranquillo, comunque, perché lui dice che viene danneggiato. Voglio ringraziare tutti i soci del CIS di Treviso, GRIS, in modo particolare per i 12 anni dell'associazione e per la collaborazione a quest'opera. E qui c'è un elenco di una trentina di nomi, e l'altra stavolta c'è un certo questo Bisetto, un individuo il libro ha anche il marchio del giubileo, e questo libro, questo Bisetto è un individuo talmente sporco, ma talmente sporco, a parte fatto quello che ci ha fatto a noi il Cris, ma non è importante, chi piglia una semplice poesiola, no? Fatta un po' per burla, un po' per passatempo da un amico, e la usa affinandola a quelli che buttano i gas nervini a Tokyo. Allora, quelli che buttano i gas nervini a Tokyo è la suprema verità, e c'è una dichiarazione e c'è una dichiarazione di un cardinale che chiede perdono per le vittime fatte in difesa della verità. Per cui fate un po' voi le associazioni che volete. È una citazione a memoria, ma non è importante. Potrei andare a recuperare, però mi sembra che uno dei grandi profeti dell'umanità di questa setta era anche un certo criminale di nome Gesù Cristo. C'era qualcosa del genere. Di conseguenza non penso che penso che uno che abbia come riferimento Gesù Cristo non abbia problemi di andare a buttare gas nella metropolitana di Tokyo. Chi stermina le persone è quello che si ritiene padrone delle persone, è l'unico cosiddetto profeta che vuole essere padrone delle persone. Dio me l'ha dato, nessuno me lo può togliere il bestiame. Ricordo ancora la citazione, visto che la userò per un po' di tempo. È solo il pazzo di Nazareth. Per cui, soltanto avendo riferimenti col pazzo di Nazareth si possono costruire le stragi, perché il pazzo di Nazareth dà la copertura dottrinale allo sterminio degli esseri umani che, non accettando di sottomettersi alla sua autorità, lui li fa sgozzare. Questo è Luca.
Per cui stiamo attenti a ste robe, e chiaramente bisogna imputare a qualche cattivo. C'è un Marco Dimitri che va bene, con poveraccio, un poco acculturato, anche se ultimamente è molto migliorato, orfano, in casini coi soldi, che non ha una lira, che va benissimo come capo espiatorio, no? Si può montargli violenza carnale, uccisione di bambini. Che schifo che fa, lui ha ucciso i bambini, eh? Lui che schifo. Dopo parliamo però dei laici fa strage di preti cattolici americani dopo. Allora. Sì, beh, il problema, sai, non è tanto soltanto del discorso dei preti che muoiono di AIDS, che sarebbe anche una buona soluzione. Cioè, nel... Se lo facessi, che non tutti i mali si dicono vengono per nuocere. Il problema è anche di tutti quei bambini violentati che si vanno a prendere l'AIDS perché violentati. Sì, in effetti, questa è una constatazione che è da fare, l'ha fatta mia moglie, e tutti gli altri che hanno dopo avvelenato, perché loro non devono dirlo. Cos'è questo? Non è strage forse? Ma anche di questo al limite, se abbiamo tempo, parleremo. Sì. L'ultima cosetta che è da dire. Poi, tra l'altro, noi in archivio abbiamo della documentazione di decine di casi di bambini contagiati da preti con l'AIDS, perciò io mi riprometto di andare a recuperare in archivio. Sì, sì, ma non c'è problema. Cioè, nel senso che esiste e non di recente, cioè già dagli anni 90 esisteva questo problema, cioè di bambini contagiati. Dall'85 esiste. Violentati da sacerdoti con l'AIDS. Ecco, poi una cosa, per inciso, così una battuta. Io ricordo una frase che ho letto su un libro di un ex sacerdote che diceva: questo ex sacerdote uscito dalla chiesa fa, la sessualità cristiana non può interessare un sessuologo, al massimo può interessare un veterinario, con tutto il rispetto per gli animali, con tutto il rispetto per gli animali, cioè allora, è un'offesa per gli animali. Quando ha perso la testa e le staffe Maurizio Antonello, che dopo vedremo come lui diceva gli altri vogliono farmi perdere le staffe, lui le perde come niente perché è un incapace da tutti i punti di vista emozionale, emotivo, di correttezza di persona eccetera, per cui le staffe le perde chiaramente. Dice: ma allora tu cosa dici? Che io faccio da perito anche contro tre porci preti pedofili? A me non me ne frega niente. Cioè, io non faccio il poliziotto che va a dare la caccia al prete pedofilo, ma neanche vado a spiarlo cosa fa il prete. A me non me ne frega niente. Cioè, quello che io devo fare è costruire i germi per costruire la libertà in questo paese, in modo di cambiare la struttura culturale, in modo che queste cose non avvengano più. Ma il singolo prete è un problema di polizia. Esatto. Cioè, è la polizia che deve fare il suo lavoro, il magistrato. Il problema è chi produce la cultura perché ci siano partiti pedofili. Esatto. Cioè, finché continuano a prodursi, c'è sempre il problema della polizia che dovrà reprimere. Allora è meglio prevenire che reprimere, e bisogna essere onesti con se stessi, cioè non chiudere gli occhi di fronte alla realtà e dire: vabbè, vogliamo affrontare il problema in maniera radicale, andiamo a togliere quei principi che possono generare questi mostri. Esistono dei doveri civili delle persone, cioè esiste il dovere di far progredire questo sistema sociale, e là entriamo noi, cioè noi facciamo la nostra parte, non è che noi faremo qualcosa di... facciamo la nostra parte, noi facciamo in modo che questo sistema sociale riesca a costruire le condizioni per migliorare, per vivere meglio, perché la cultura sia ancora maggiore, perché ci sia maggiore libertà. Questo noi lo faremo sempre, e saremo forti, saremo violenti, saremo duri rispetto a chi ha idee e concetti di repressione e di trafficanti di schiavi, sempre. Dopodiché sappiamo benissimo che il dovere della polizia è quello di arrestare chi commette dei reati. Semmai un appunto possiamo fare alla polizia dicendo: voi sapete qual è l'ideologia dei cattolici, dunque dovreste stare più attenti ai loro comportamenti, dovreste metterci di più il naso in quelle faccende. Ma detto questo, noi non possiamo interferire neanche nelle azioni di polizia, non ci permetteremo neanche di farlo. No, certo. Quando un pubblico ministero chiede 5 anni a un prete che si divertiva con bambini che avevano anche problemi e il tribunale gli dà 1 anno e 9 mesi, beh, io dico che è un po' pochetto, però a un certo punto non posso andare a pigliare per il collo il magistrato e dirgli: cambia le tue idee, la tua visione del mondo. Cioè, non lo posso assolutamente fare questo. In ogni caso posso chiedere alla polizia di essere più attenta sulle cose, ma non posso fare altro. Dopodiché io sarò durissimo rispetto a quei principi, perché io costruisco la filosofia pagana, la religione pagana, il modo di vedere il mondo, e noi lo stiamo costruendo. Noi non ce ne frega niente di quello che fai Antonello con l'Aris, col prete pedofilo. Questi sono giochetti che a noi non interessano.
te li tieni per te, sono tuoi, e voi da noi ce ne state distanti, perché abbiamo le palle rotte di avere della gente che traffica in schiavi, che stupra bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E vi ricordo che l'azione del battesimo per noi è un atto di stupro, per cui tanto per essere più chiari nella terminologia, perché alcuni non hanno ben chiaro che un termine ha valore e ha significato all'interno della frase del discorso che stai facendo, non ha un significato al di fuori del discorso, tanto per essere chiaro. Per cui voi vi fate i cazzacci vostri e vi togliete dalle palle. È chiaro questo? Perché voi l'attentato alla Costituzione, e sto parlando di attentato non perché andate a metterne bombe, ma perché tentate di far passare il principio del Dio padrone, padrone degli uomini, che ha il diritto di fare quello che vuole. È questo, la Milena, l'Arianna, Maurizio Antonello, Bisetto, Ferrari, Del Re, ve lo andate a pigliare in dal culo, perché è contro il diritto costituzionale. È un'infamia che state tentando di vendere nel sistema sociale e non è assolutamente accettabile. E su alcune cose purtroppo mi vedo d'accordo anche col Cesnol, con tutte le differenze che ci sono, perché fa schifo chiaramente, però questo sì, ma sai perché, cioè, a mio avviso esiste anche questa volontà così forte di attaccare qualsiasi cosa. Cioè, io prendo ad esempio il giornale di Vicenza, 28 gennaio fa: andate, la messa finita a 18 anni, con l'adolescenza c'è un abbandono quasi silenzioso della pratica. Ma perché uno non può scegliere di dire: a me la pratica religiosa non me ne frega niente, vado per i cavoli miei, voi fatevi la vostra pratica? No, questo è un problema, cioè proprio il problema. Addirittura hanno fatto un titolo su tutta la pagina, e questo è un problema sociale gravissimo. Cioè, di dire, per questi a 18 anni se ne vanno, facciamo qualcosa per trattenerli. Ma scusa, se se ne vanno, non possono scegliere loro di fare il cavolo che vogliono, cioè di diventare qualcosa di diverso. Non vanno mica certo a disturbare le messe. Dicono: vabbè, volete farvi le messe, volete farvi le vostre cose, volete vedere la Madonna, volete pregarvi i santi, pregate i vostri santi, io faccio qualcosa di diverso, io creo la mia vita in maniera diversa, la organizzo, faccio delle scelte, commetterò degli errori, tenterò qualcosa. Ma se queste persone poi a 18 anni vanno a finire malate di AIDS o drogate, è perché gli altri 18 anni precedenti li hanno passati forse in parrocchia. No, forse, li hanno proprio passati in parrocchia. Di conseguenza, di fronte alle persone che si trovano con Dio o con la religione, che hanno una vita fallimentare e giustificano la loro vita fallimentare col discorso che andranno in paradiso, che prospettiva può avere un ragazzo che deve crescere, deve comprendere? Cioè, un bambino non è che nasca senza valori, si rispecchia con la società che ha di fronte, si rispecchia con i propri genitori. Cioè, quando i genitori cominciano a prendere i bambini da piccoli e li cominciano a mandare al catechismo e li obbligano ad andare a confessarsi, il bambino dice: che cavolo vado a confessarmi? Cioè, il bambino ha più logica dei loro genitori. Sì, è vero. Cioè, bisogna appunto dire: affidare i genitori ai bambini, perché sono più incapaci i genitori. È vero. E i genitori che continuano a insistere che il bambino deve andare a confessare i peccati. E rendetevi conto cosa può andare un bambino, cioè, e questi non succedono a 20 anni fa. Sono cose che succedono ancora adesso. Io vivo in un piccolo paese, perciò queste cose, cioè, sono più immediate, cioè, nel senso che le vedo immediatamente. E vedo casi di bambini, perché per fortuna vivo in una zona in cui sono molti bambini di 6-7 anni, che loro, più del giocare, di divertirsi, di stare assieme, non hanno, che devono andare, obbligati ai genitori, a confessare i peccati perché se non preparano la comunione. Cioè, cosa può pensare un bambino che ragiona con logica più del loro genitore? Cioè, cos'è questa cosa? Cos'è questa imposizione? E il genitore che è incapace, cioè, giustamente un genitore cristiano è incapace di giustificare il figlio, certo, del comportamento. Rendetevi conto dell'assurdità che si trova il bambino, cioè che si trova di fronte a un genitore che è il suo riferimento, che lo obbliga ad andare in chiesa a confessare un qualcosa di cui non ha neanche la capacità. È un prete che insegna a questi bambini, senza nessuna mediazione culturale, che esiste il peccato, che loro sono nel peccato e che un certo, chiamiamolo stronzo, Gesù Cristo è venuto per salvarli. E loro ti chiediamo: salvami da cosa? Francesco, per dire una parolaccia, è dura. Nel senso che, e queste sono cose che vedono, insomma, certo. Cioè, nel senso che, come lo puoi definire? Sei troppo educato. Ma rendetevi conto del bambino come cresce. Certamente. E quando il bambino pone delle domande, logicamente i genitori sono incapaci, no, perché è giusto che sia così. Rendetevi conto, dopo, questo bambino come può crescere, quale può essere il risultato.
il risultato è più cautela nelle nozze fra cattolici e musulmani. Oh ragazzi, ma siamo impazziti. Qual è il vero problema? Il vero problema è che i cattolici e musulmani vogliono tenere duro il proprio gregge, la propria mandria di bestiame, e non vogliono che si mescolino. Perché? Perché se si mescolano, le leggi civili hanno il sopravvento sulle leggi religiose. Se si scontra un cattolico e una musulmana, o una musulmana e un cattolico, qual è, chi è che decide? La religione o le leggi civili? Devono decidere le leggi civili, perché le leggi civili sono superiori a quelli che sono i dogmi religiosi. Ed è questo che hanno paura i cattolici in questo momento. Devono ghettizzarsi l'uno con l'altro. Devono costruire i ghetti religiosi. Una volta che erano i ghetti con gli ebrei, adesso gli ebrei sono un po' più potenti, sono un po' più forti, gli sta massacrando anche. E allora ghettizzare gli ebrei sono un po' più difficile, anche se lo fanno lo stesso, perché se il Paul lo fa l'un con l'altro, poi se ne vede. Però bisogna trovare un altro nemico, bisogna trovare un altro da ghettizzare. Questo non è accettabile. Sì, no, ma allora io voglio fare un salto storico, dire quanto è fondamentale. Non tanto le idee assurde di religione, ma il giusto concepire le cose delle persone. Cioè, ci vengono sempre a dire che ad esempio il cristianesimo ha avuto un'origine violenta perché le cose erano così per chi credeva in quelle cose, ma non per chi ci apparteneva. Allora, è uscito un articolo di storia che però dà da significare. Era nell'VIII secolo a.C. gli aristocratici ruppero con la monarchia e crearono una piazza.